Da qualche parte di sopra senti parlare tua moglie e il giovanotto. Ti sforzi di sollevarti. I tuoi muscoli tremano come l'acqua. Riesci a spostare il tuo instabile equilibrio sullo scalino seguente. Pensano di averti ucciso. Non si sono nemmeno preoccupati di chiudere la porta della cantina. Ed è il filo di luce tremolante attraverso la fessura che stai cercando di raggiungere. Nessun altro sarebbe sopravvissuto. Lui deve averti trascinato dal laboratorio nella cantina e poi ti ha scaraventato giù per le scale, dove sulla pietra impolverata hai riacquistato conoscenza. La tua guancia sinistra sente ancora la trave rigida che ti è entrata nella carne, nel punto in cui essa ha colpito il pavimento. Ti fermi sul gradino che hai raggiunto e ascolti. Ora stanno zitti. Deve essere notte, poiché hanno acceso nel corridoio la lampada la cui fiamma si intravede nella cantina. Non hanno intenzione di lasciare la casa prima di domani. Puoi solo indovinare cosa stiano facendo ora, mentre pensano di essere soli in casa. Le tue labbra insensibili si spaccano ulteriormente appena sogghigni. Che si divertano finché possono. Non ti hanno lasciato molti muscoli che tu possa usare. È stato un lavoro accurato. Non c'è da stupirsi che si sentano al sicuro. Ora ti devi concentrare su quei muscoli che funzionano ancora. Vacillando, riesci momentaneamente a metterti in una posizione dalla quale puoi afferrare saldamente il gradino più in alto. Lo afferri a tuo vantaggio. E poi, spingendo con quei muscoli che avevi quasi dimenticato di avere, riesci ad alzarti su un gradino più alto. Ti muovi finché non riesci a star seduto dritto. In questa maniera c'è meno pericolo di perdere l'equilibrio in un attimo e ruzzolare giù sul pavimento della cantina, da dove ore fa hai iniziato ad arrampicarti. Ora ti riposi. Solo altri 6 gradini. Ti chiedi ancora come si siano conosciuti. Certamente avresti dovuto saperlo che la cosa andava avanti da tempo, ma tu eri preso dal tuo lavoro. Non potevi dedicare tempo a sorvegliare la donna che avevi sposato. Avresti dovuto capire che quando si fosse recata in paese avrebbe incontrato gente e non sarebbe stata silenziosa come a casa. Ma la sua camera poteva essere lontana dalla tua stanza tanto quanto il paese lo è dalla casa. Non ti sei mai dato molto pensiero per la gente. Non è che ti biasimi. Quando la incontrasti nella città dove frequentavi l'università, pensasti che lei capisse l'importanza del tuo lavoro. Non fu come se tu avessi voluto ingannarla. Fu solo quando lei cercò di distrarti dal tuo lavoro in cerca di gratificazione e perché ne aveva paura che attraverso il silenzio la privasti della tua compagnia. Riesci a sentire ancora le loro voci. Sono al primo piano. Non sai se stanno festeggiando o se si stanno confortando a vicenda, mentre la colpa li attanaglia. Non importa, purché lui non abbia chiuso la porta del laboratorio quando è ritornato dalla cantina. Se è chiusa, tu non sarai mai in grado di riaprirla. E se non puoi entrare nel laboratorio, in fondo ti ha ucciso. Ti sollevi. I tuoi muscoli tremano per lo sforzo. E la guancia si irrita a contatto col legno della scala. Non ti rilasserai finché non vedrai la porta del laboratorio. Stai per raggiungere l'ultimo scalino quando scivoli. Il mento ti si abbassa e scivola all'indietro. Stringi lo scalino di legno con le mascelle, sentendo delle schegge piantarsi tra i denti. Il collo struscia sullo scalino più in basso, ma ha perso ogni sensibilità, tranne che per un leggero dolore che lentamente si attenua. Solo le tue mascelle ti evitano di cadere all'indietro da dove hai iniziato e stanno pulsando come se dei chiodi vi venissero piantati con colpi misurati.
Le serri mentre battono per il dolore, poi getti il tuo peso sull'ultimo scalino. Traballi per un momento, poi sei ben saldo, ma ancora non ti fermi. Ti accosti pian piano in avanti e ti raddrizzi in modo da poter sbirciare fuori dalla cantina. La sagoma della porta del laboratorio ondeggia leggermente mentre la lampada trema. Ti viene in mente che hanno acceso la lampada perché lei ha paura di te, che giaci morto oltre la scala, come lei crede. Ridi silenziosamente, te lo puoi permettere. Quando la fiamma si ferma, riesci a vedere per qualche pollice l'oscurità intorno alla porta del laboratorio. Ascolti le loro voci al piano superiore e ti riposi. Sai che lui è un macellaio perché una volta aiutò uno dei domestici a portare la carne dal paese. Ad ogni modo, avresti capito la sua professione da quel che ti ha fatto. Sei ancora sbalordito che lei si sia potuta mettere con lui. Da quel poco che sapevi della gente del paese, eri contento che evitassero sempre la casa. Ricordi il giorno in cui il nuovo prete visitò la casa. Sapevi che aveva sentito tutti i racconti più strani circa i tuoi esperimenti. Fosti sorpreso per il fatto che non cercò di tenerti lontano con una croce. Quando scoprì che potevi metterlo alle strette sulle sue argomentazioni teologiche, se ne andò, con una smorfia che rese storto il suo sorriso. Cercò di persuadervi entrambi a frequentare la chiesa, ma tua moglie rimase seduta in silenzio per tutto il tempo. Fu allora che tu decidesti di fidarti di lei e mandarla in paese. Avevi licenziato i domestici, ma ti dicesti che sarebbe stato meno probabile che lei parlasse. Sorridi con ferocia. Se fossi stato altrettanto poco preciso nei tuoi esperimenti, ora saresti morto. Al piano di sopra stanno ancora parlando. Oscilli in avanti. Cerchi di incunearti tra la porta della cantina e lo stipite. Con il tuo controllo limitato è difficile. E ti ritrovi chino nella fessura, senza alcun appoggio sul legno. Il tuo peso non ha mosso la porta, che è più pesante di quanto tu abbia mai avuto occasione di capire. Alla fine riesci a incunearti nella fessura, afferrando lo stipite con tutta la tua forza. La porta si ferma su di te e tu puntelli goffamente il tuo peso contro di essa. Essa si apre leggermente, cigolando sui cardini, poi oscilla all'indietro schiacciandoti. È stata montata male. Restava sempre un po' aperta. Non aveva mai costituito un problema per te. Ora è la forza che lui ti ha lasciato, anche se è concentrata come la luce in uno specchio ustorio, sembra inadeguata a spostare la porta. Incastrato nella fessura, ti rilassi per un momento. Poi, come se l'afferrassi casualmente, chiudi le tue mascelle sullo stipite e dai una spinta contro la porta, spingendoti in avanti mentre essa si apre. Ma quella torna indietro in risposta alla forza della tua spinta e tu sei ancora lì. Stai ancora cadendo nel corridoio e quando la porta ritorna verso lo stipite cadi all'indietro, oltre il punto in cui arriva la porta. Sei fuori dalla cantina, ma sulla schiena sei indifeso. La porta è più mobile di te. Tutti i muscoli che hai usato possono soltanto muoversi inutilmente e annaspare nell'aria. Stai steso fuori sul pavimento del corridoio come un soggetto da laboratorio sotto la fiamma fissa. Poi senti il macellaio dire a voce alta a tua moglie «Vado a vedere!» e quindi iniziare a scendere al piano di sotto. Cominci a contrarre freneticamente tutti i muscoli della parte destra. Rotoli un po' verso questo lato. Poi le tue contrazioni incontrollate ti fanno oscillare all'indietro. La luce vicino a te trema, giocando alla tua ombra uno scherzo crudele nel farle raggiungere quella posizione per la quale stai lottando. Ora lui è a metà della strada. Di nuovo fai lavorare la tua parte destra e tieni i muscoli immobili
Quando inizi a girarti da quella parte, improvvisamente sei andato oltre il tuo punto di equilibrio e ti ritrovi a giacere sul fianco destro. Sforzi i muscoli doloranti per avanzare di poco, ma il laboratorio è distante alcuni metri e tu non ti stai affatto muovendo in linea retta. I suoi passi risuonano. Senti la voce terrorizzata di tua moglie che lo supplica di ritornare da lei. C'è un lungo, ponderato silenzio. Poi lui torna rapidamente al piano di sopra. Non ti permetti di riposare finché non sei dentro il laboratorio, sebbene il dolore già sembri una fredda superficie rigida all'interno del tuo corpo e la tua bocca un buco polveroso nella pietra. Una volta oltre la porta rimani immobile, guardandoti intorno. La luce della luna va dalla finestra alla porta. Il tuo sguardo cerca il banco da lavoro, dove stavi lavorando quando lui ti trovò. Non ha tolto alcun oggetto gettato a terra dalle tue convulsioni. E scintillante sul pavimento vedi un ago e accanto il filo da chirurgo, che non hai mai avuto occasione di usare. Ti rilassi per prepararti al prossimo sforzo che intendi fare, ricordando. Ricordi il giorno in cui perfezionasti la soluzione. Appena la trangugiasti, sentisti il tuo cervello raggiungere uno stato di acuta vigilanza, divenire precisamente e a lungo consapevole dei messaggi di ogni nervo e comandarli facendo piccole correzioni al primo cenno di pericolo. Sapevi che questo era quello per cui avevi lavorato, ma non potesti provarlo a te stesso, fino al giorno in cui sentisti il nascere del cancro. Da quel momento il tuo cervello sembrò concentrarsi in un intenso fluido di energia che si allungò in basso e bruciò completamente il cancro. Quella era la prova, eri immortale. Non è che alcuni esami non fossero stati spiacevoli. C'erano volute un sacco di furtive visite agli obitori per scoprire che alcuni degli estratti di cui avevi bisogno per la soluzione dovevano essere presi da cervelli viventi. Gli abitanti del paese pensavano che i bambini fossero affogati, poiché i loro vestiti furono ritrovati sulla riva del fiume. Il progresso medico, dicevi a te stesso, ha sempre creato sofferenza. Forse tua moglie sospettava qualche cosa di questa fase del tuo lavoro. O forse loro avevano deciso semplicemente di sbarazzarsi di te. Stavi lavorando al tuo tavolo, cercando di sintetizzare la tua scoperta, quando lo sentisti entrare. Dovette avventarsi su di te, poiché prima che tu ti potessi voltare, sentisti un violento colpo abbattersi dietro, sul tuo collo. Poi ti risvegliasti sul pavimento della cantina. Avanzi lentamente attraverso il laboratorio. Il tuo più grande sforzo è compiuto, ma questa è la parte più impegnativa. Quando stai quasi toccando il tuo corpo bocconi, ti devi voltare. Ti muovi con le mascelle e dai la direzione con la lingua. È difficile, ma a meno che metterti dritto sul collo con la lingua per riposarti sulle scale. Poi ti sistemi sulle spalle, brancolando con la tua mente perfetta finché senti i nervi collegarsi nuovamente. Ora dovrai tenerti saldo, oppure i pezzi si separeranno. Con la tua mente puoi farlo. Con cautela, così da non disgiungerti, allunghi la mano e tocchi l'ago e il filo chirurgico.